tema della città digitale, della città delle smart city è uno dei temi portanti del PNRR, perché la transizione digitale è uno degli assi insieme alla transizione ecologica su cui la politica europea si è basata, e per una città come Napoli è una sfida molto importante, perché molte delle trasformazioni che noi immaginiamo della città, come la trasformazione dei servizi, dei trasporti, i servizi dell'anagrafe, i servizi digitali per il turismo, sono basati proprio su quest'idea di una città intelligente che però sia anche amica dei cittadini. Oggi abbiamo un confronto molto importante con tanti esperti del settore, e anche un'occasione per fare il punto su quelle che poi è la situazione un po' nazionale su queste tematiche. Noi stiamo lavorando in questa direzione con grande intensità, anche il risultato che abbiamo ottenuto sulla vittoria di Napoli, che è stata prima in Italia sui progetti per la mobilità intelligente, è un segnale di come insomma noi siamo competitivi su questo argomento, e quindi stiamo lavorando molto. Dopo oggi pomeriggio lei firmerà questo accordo con la Marina Militare sul Molo San Vincenzo, ci può dire quali sono, diciamo, i tempi per l'apertura? Oggi è una giornata importante perché noi firmiamo l'accordo tecnico, quindi la insieme anche alla sovrintendenza, quindi la definizione del percorso di accesso e delle modalità insieme all'autorità portuale, una cosa che era ferma da credo più di 10 anni, e quindi siamo riusciti, devo dire, in tempi molto rapidi a sbloccarla grazie a una grande determinazione da parte dell'amministrazione comunale, ma una grande collaborazione anche con la Marina Militare e con l'autorità portuale. E a breve poi firmeremo l'accordo, diciamo, chiamiamolo amministrativo, che è quello che determina un po' le modalità di finanziamento dei progetti e anche, diciamo, di responsabilità, chiamiamolo così. Quindi a quel punto sarà possibile l'accesso. Ovviamente poi bisogna fare dei lavori abbastanza significativi per definire poi, per diciamo, realizzare il percorso di accesso, però noi ci auguriamo che prima dell'estate di cominciare a organizzare un po' delle visite per i cittadini, che cominceranno un po' a riappropriarsi di uno spazio pubblico fondamentale nella nostra idea di città, perché il Molo San Vincenzo, oltre a rappresentare un luogo molto simbolico per Napoli, rappresenta anche un luogo su cui noi abbiamo intenzione di investire, sia per la portualità, diciamo, di alto livello, perché l'idea è di realizzare un porto, diciamo, un approdo per i maxi yacht di cui c'è grande bisogno in città, anche per portare questa economia del turismo di alto livello su cui stiamo molto investendo, e un po' i risultati che stiamo vedendo in città ci dicono che questa è una strada giusta, sia per creare degli spazi pubblici dove i cittadini possono anche trascorrere del tempo, possono riappropriarsi di questo spazio, anche per i giovani, quindi anche collegandolo poi all'area, diciamo, portuale, Molo Beverello, la zona di Piazza Municipio, perché è un naturale prolungamento, anche il collegamento poi col Palazzo Reale. Quindi penso che, insomma, durante, prima dell'estate cominceremo almeno ad avere degli accessi sul Molo San Vincenzo. Grazie. Il PNR punta moltissimo, diciamo, a che punto siamo in Italia e come sono, diciamo, i fondi? Allora, in Italia siamo molto indietro, anche per questo il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo al centro, insieme alla transizione ecologica, proprio la transizione digitale. L'indice DESI ci dice che tra 27 paesi siamo al 20° posto, eravamo al 25° un anno fa, quindi in realtà qualche passo in avanti c'è stato, però è decisamente una classifica poco onorevole per un paese che deve puntare ad essere ai primi posti. Investiamo circa 50 miliardi sul digitale, tra investimento sulle infrastrutture, che vale 7 miliardi, investimento sulle imprese, che vale più di 14 miliardi, e poi investimenti in formazioni e competenze, che sono la chiave fondamentale. Nessuna infrastruttura basterà se non formiamo le persone che devono poi lavorare e fare in modo che questo nostro sistema italiano, nella pubblica amministrazione, nelle imprese, diventi davvero un sistema semplice, digitale, innovativo e tecnologico. Il caro energia e la guerra in Ucraina ovviamente, diciamo, stanno incidendo moltissimo sugli approvvigionamenti per le imprese. Ci sono misure a cui il governo sta lavorando, oltre, diciamo, a quelle già note rispetto alle bollette? Sì, come ha detto il presidente Draghi nel presentare il DEF insieme al ministro dell'economia, non appena il DEF sarà approvato dal Parlamento interverremo con nuove misure per circa 5 miliardi, che prima di tutto rinnoveranno le misure che abbiamo già messo in campo.
campo, che servono proprio ad allentare il peso sulle famiglie e sulle imprese del costo dell'energia e del carburante. Poi quello che come Partito Democratico, ma in realtà tutti i partiti della coalizione, stiamo dicendo è che probabilmente serve uno scatto in più, soprattutto se poi in Europa si arriverà ad un accordo, come ha chiesto il Parlamento europeo, per l'embargo sul gas russo. Questo naturalmente avrebbe un impatto sul nostro sistema economico e quindi deve trovarci pronti come governo, non soltanto ad alti approvvigionamenti, e il Presidente Draghi ieri ha fatto un passo importante, ma anche a dare una risposta alle famiglie e alle imprese. A Napoli non si può non parlare della vertenza Whirlpool, dove siamo, ormai sono passati più di 2 anni. Sì, è certamente una questione rilevantissima. Sin dai primi giorni della nostra azione al Ministero dello Sviluppo Economico è stata una delle questioni di cui ci si è occupati con grande attenzione, la vice ministra Todd, il ministro Giorgetti, ora la nuova struttura per le crisi segue da vicino una questione che purtroppo è una questione che viene da lontano e quindi ha bisogno anche di uno sguardo lungo sul futuro, di evitare soluzioni semplificate ma anche di dare risposte serie e di visione ai lavoratori e alle lavoratrici che questo attendono. Quindi diciamo c'è l'attenzione che c'è sempre stata, sapendo che la vicenda è di quelle complesse, quindi hanno bisogno di soluzioni altrettanto complesse. Da ieri ci si potrà prenotare direttamente online sulla scelta del medico di base, insomma il CUP è un bel segnale di attenzione e di apertura. E poi abbiamo tutto l'intervento sulla cultura, col nostro portale Cultura, dove abbiamo digitalizzato il patrimonio materiale e immateriale della regione Campania e anche realizzato dei percorsi con in IoT, diciamo, quindi per tenere connessi i musei sui parametri, ad esempio sull'umidità, sulle entrate, le uscite, insomma. Avere delle strutture intelligenti che quindi permettano anche sui beni culturali una maggiore fruizione, ma anche un'attenzione, diciamo, di preservazione verso questi beni. E la terza linea che è già completa è quella del genio civile, quindi questo è un intervento più di semplificazione e di sburocratizzazione per rendere appunto tutto l'iter amministrativo e le pratiche che in questo settore sono molto lunghe, quindi abbiamo accelerato, ridotto i tempi e anche semplificato la possibilità su tutto il mondo della permissistica.